Domenica 19 settembre 2021 vi parlo dal Gran Caffè San Marco di Piazza San Marco a Firenze. Insieme a me c'è il patron di questo storico locale fiorentino, Gualserio Zamperini, col quale ci eravamo incontrati all'inizio dell'estate, ai primi di giugno, proprio a questi tavoli. E Serio, come viene comunemente chiamato e conosciuto a Firenze, era ancora molto scosso per il lungo periodo di quarantena che aveva costretto questo locale, dopo 150 anni di attività, a chiudere per un lungo periodo. Quindi si preannunciava una ripresa, però ancora eravamo titubanti. Oggi possiamo constatare, anche oggi stesso di persona, che il locale ha tantissimi turisti e quindi vuol dire che siamo ripartiti. Speriamo non ci siano altre ondate, perché veramente ora la ripartenza è veramente in atto. Siamo qua per testimoniare il proseguimento per tutta l'estate degli spettacoli che si sono tenuti nella Piazza San Marco sotto la dicitura San Marco Music Garden. Si sono tenuti tutte le sere ininterrottamente dal 1 di giugno e proseguiranno fino al 30 settembre prossimo degli spettacoli, ma non solo spettacoli, anche presentazione di libri, incontri culturali, piccoli convegni, tutto quanto fa cultura. Ovviamente gli spettacoli, oltre che cultura, fanno anche folklore, perché possono essere facilmente decodificabili anche dai turisti stranieri, e per questo ogni sera Serio con il suo staff ha predisposto spettacoli di musica, di ballo, insomma ce ne parlerà lui, perché ovviamente li ha seguiti tutti. Però noi consigliamo ai nostri telespettatori di non perdere l'opportunità di questi ultimi giorni di programmazione. Gli eventi sono ospitati nel cuore della piazza e ovviamente ci sarà la possibilità di stare seduti ai tavoli, di cenare, ma di fare anche con una piccola spesa solo una pericena e assistere agli spettacoli. Allora, possiamo fare quasi un bilancio definitivo della stagione. Beh, un bilancio è difficile farlo, però devo dire una discreta ripresa c'è stato, anche se manca, come tutti sappiamo, il turismo importante, oltreoceano, Stati Uniti, Giappone, Canada. Corea, Canada, insomma, tutto il resto. Detto questo, abbiamo avuto un turismo europeo abbastanza consistente. In più, in quello che noi abbiamo fatto in Piazza San Marco la sera, devo dire che abbiamo visto tantissimi fiorentini e tantissime famiglie, avvocati, che dopo lo studio... Ecco, scusa se ti interrompo, tu avevi detto nella precedente intervista, purtroppo questa piazza non è mai stata molto frequentata la sera dai fiorentini, quindi avete sfatato anche questo tabù. Totalmente vuota, specialmente negli ultimi 10 anni era stata molto tralasciata, sia la piazza sia via Cavour, un po' dimenticata da tutti, dalla politica anche ovviamente. Adesso credo che ci sarà a breve la riqualificazione della tranvia e, come dicano, via Cavour, che sarà interamente pedonale, e perciò con questi eventi che noi faremo in piazza, perché adesso li faremo per i prossimi 2 anni, ma poi spero che diventi una consuetudine di farli, abbiamo riportato veramente tanti fiorentini in piazza la sera. Ci sono famiglie, ci sono bambini, perché abbiamo fatto diversi eventi differenti. La sera c'è anche, esatto, la possibilità di parcheggio. C'è anche rispetto al giorno c'è un po' di possibilità di parcheggio, ma comunque sono anche tanti residenti che sono venuti, e devo dire che i residenti di Piazza San Marco sono scesi a farci complimenti di aver reso un po' di vita a questa piazza, e naturalmente ne beneficia non solo il San Marco, che ne ha bisogno, perché è un locale non solo storico, ma è un locale che impiega 30 persone, perciò ha bisogno sostantivo, ma comunque sia proprio la zona per se stessa è ritornata un pochino a vivere. Non c'è solo l'altra parte dell'Arno, c'è anche questa parte di Firenze che fa proprio parte del centro storico e che va valorizzata. E poi, diciamolo, si è creata una movida un po' più tranquilla rispetto all'oltrarno, diciamo, sì, da mezza età, da persone, sì, di mezza, sì, età. Devo dire che i più sono, senza eccessi, ci sono anche dei giovani, ci sono, però molte sono proprio famiglie o studi, quando hanno terminato studio vengono a farsi l'aperitivo, ascoltano una mezz'oretta di musica, un'ora,
devo dire, sono molto soddisfatto di questa iniziativa. Tu hai detto abbiamo finalmente avuto l'attenzione delle istituzioni, sono state segnalate dai giornali, soprattutto dalla Nazione, le presenze della vice sindaca Alessia Bettini, dell'assessore Cecilia Del Re, della presidente della Commissione Cultura della Regione Toscana Cristina Giachi, quindi personaggi che possono affiancarvi nella realizzazione di iniziative che possono ulteriormente dare un contributo alla rinascita, alla rivitalizzazione, chiamiamola così, della parte di via Cavour che accede a Piazza San Marco e della stessa piazza. No, senza dubbio, ma io credo anche che abbiamo il supporto un po' di tutta l'amministrazione, in primis anche del sindaco, perché devo dire che il sindaco si è molto interessato ultimamente a questa parte di Firenze che soffre perché è stata lasciata un po' a se stessa, e credo anche che, come mi ha detto lui stesso, sarà una riqualificazione di livello. Io ho già le piantine di come verrà, e devo dire ora cominceremo il mese di ottobre con i mercati ogni 15 giorni su via Cavour e Piazza San Marco, mercati nell'antiquariato, comunque far girare un po' di gente in questa parte di Firenze che è stata svuotata da suoi contenuti, vuoi la Corte d'Appello che è andata via, vuoi alcune università che sono spostate a Novoli. Il convento di San Marco che è praticamente ha chiuso. Che è desaparecido, perché purtroppo è così, una serie di cose, però io credo anche che dove c'è, si tocca il fondo, poi non ci resta che risalire, e ora cerchiamo di risalire. E allora noi concludiamo il servizio invitando i nostri telespettatori non solo a venire nel normale orario d'apertura, cioè dal primo mattino fino alla sera, dalle colazioni fino ai pranzi, il tè del pomeriggio, la cena della sera al Gran Caffè San Marco, però fino al 30 settembre ci sarà questa piacevole appendice nel cuore della Piazza San Marco, con spettacoli tutte le sere, musica, degustazioni di qualsiasi tipo, quindi anche con una piccolissima spesa, perché la pericena credo certo, sia un prezzo a 10 euro, quindi accessibilissimo a tutte le poi case. Se mi permetti, noi continueremo questa attività perché internamente abbiamo 160 posti a sedere che pochi sanno. Non solo facciamo scene, anche scene di livello, ma continueremo anche con una pericena e con musiche ovviamente più soft all'interno del locale. Allora, per rimanere nella tradizione di questi 150 anni, anche attualmente il Gran Caffè San Marco ha sempre un occhio attento e vigile sul mondo dell'arte contemporanea. Più volte vi abbiamo proposto le mostre che si tengono, la mostra permanente della pittrice Anna Di Volo, una delle sue opere dedicata al ciclo delle maschere alle nostre spalle, ma la regia credo che in insert vi abbia proposto anche le immagini delle tante opere di questa straordinaria pittrice fiorentina, che è una frequentatrice abituale perché il suo studio è a poche centinaia di metri e spesso la incontriamo qua nelle sale del Gran Caffè San Marco. Nella piazza, per tutta la durata del San Marco Music, ci saranno quattro sculture dello scultore pistoiese ma d'origine pratese Valerio Savino, e quindi un'occasione per ammirare anche queste sculture. Alcune di piccole dimensioni sono incastonate all'interno del Gran Caffè San Marco. Detto questo, ringraziamo Gualserio Zamperini per averci ospitato quest'oggi nel suo locale, che invitiamo ovviamente i telespettatori a venire a frequentare per tantissimi motivi, per chi si trova in Piazza San Marco per motivi di lavoro, chi si trova di passaggio per qualsiasi altro motivo, si può soffermare e vedere anche questi nuovi lavori che sono stati eseguiti recentemente con il giardino d'inverno, che è un vero e proprio valore aggiunto di questo locale.